Oggi vogliamo smascherare una volta per tutte, qui e ora, il trucchetto della politica saponetta. Sapete cos'è? Il trucchetto della politica saponetta è un gioco di prestigio grazie al quale, in concomitanza con ogni elezione, il sistema tenta di venderti una saponetta, un nuovo prodotto irresistibile, migliore del precedente, che non ti deluderà. Si tratta di fini strategie di marketing politico e elettorale, unite ad una gestione millimetrica degli equilibri di potere. Queste mosse bastarde stanno avvenendo ora in Sicilia, dove succede qualcosa di strano, molto strano, ma solo fino a un certo punto, quando si parla del PD. Sì, perché sapete qual è l'ultima novità? Il Partitone Nazionale è stato costretto a occultare il suo simbolo per fondersi con Alternativa Popolare, il neonato partito del ministro Angelino Tengo Fratello alle poste Alfano. Ma ripartiamo dalle basi. In politica i simboli e i loghi giocano un ruolo molto importante, fondamentale direi. Il logo del partito è un vero e proprio marchio d'impresa che serve a far riconoscere e distinguere un gruppo politico nel mare delle scelte possibili che gli elettori hanno in cabina elettorale. E dunque, perché mai i partiti dovrebbero cambiare o addirittura nascondere il proprio simbolo? La risposta è semplice, cari amici. Perché vogliono rinascere, darsi una nuova identità, qualunque essa sia. Questo succede a Palermo, dove gli esponenti del PD hanno presentato la loro lista per le imminenti amministrative. Il sindaco uscente è l'arancione Leo Luca Orlando. Il Partito Democratico, capitanato in Sicilia dal sottosegretario Davide Faraone, già sconfitto alle primarie del 2012, ha avuto il colpo di genio e la faccia tosta di riporre in archivio centinaia di dichiarazioni al vetriolo contro il primo cittadino palermitano proprio per sostenere la sua ricandidatura, in mancanza di concorrenti più credibili. Orlando, però, ha già dettato la linea, prendendo spunto dalle ultime amministrative del 2016. Infatti, avrebbe sostenuto che Piero Fassino a Torino ha perso non perché ha amministrato male, ma perché è diventato simbolo dei partiti. Ed è proprio per evitare di fare la fine di Fassino, cioè essere battuto clamorosamente dal Movimento 5 Stelle, che Orlando ha dato il suo ultimatum al PD. Sì all'alleanza, ma senza alcun simbolo di partito. Secondo voi, il partito che governa a Roma con Paolo Gentiloni e in Sicilia con Crocetta poteva rinunciare alla sua lista proprio in una delle principali città italiane? Certo che no. Per farlo ha rinunciato addirittura al proprio simbolo, alla propria identità. E le conseguenze, però, saranno devastanti, perché i cittadini hanno dimostrato di capire il trucchetto del partito saponetta. Lorenzo Guerini, numero 2 del Nazareno, non ha potuto fare altro che piegarsi al diktat di Orlando, ordinando ai suoi di contenere quel poco di orgoglio rimasto. In poche parole, per raccogliere qualche consigliere, o magari qualche assessore, a Palermo i Dem saranno costretti a fare finta di non essere Dem, negare se stessi in nome di qualche voto. Ma non finisce qui, perché sulla rielezione del 4 volte sindaco di Palermo non punta le sue fiche solo il PD. Nella grande coalizione troviamo le cosiddette forze moderate, gli alfaniani. Poi c'è anche quel che resta dell'UDC, ben consapevoli che ormai Casini non è più quello di una volta. Insomma, per molti la scelta è chiara, o con Orlando o fuori dal consiglio comunale del capoluogo siciliano. È per questo motivo che alla fine è nato Democratici e Popolari, la lista civica del PD e degli alfaniani che, ti ricordiamo, hanno appena chiuso il nuovo centrodestra per convertirlo in Alternativa Popolare. Insieme a questi due ci sono anche gli ex UDC che hanno seguito Giampiero D'Alia nella scissione a colpi di cocainomani e mafiosi dalla corrente di Lorenzo Cesa. Tutti insieme appassionatamente. La cosa più divertente è il simbolo che hanno scelto per rappresentare questo pappocchio incommentabile, amici.
Il Partito Democratico sacrifica la sua P a beneficio di Alternativa Popolare, che invece fa a meno della sua A. I colori invece ci sono tutti. Il rosso e il verde dei Dem, il blu degli Alfaniani, persino 4 stelle che chissà, magari qualche elettore poco attento le scambia per 5. In pratica, un simbolo marmellata che raffigura in maniera efficace la fusione tra il partito di Matteo Renzi e quello di Angelino Alfano. Questa è un'alleanza alla pari. Ci saranno 20 candidati indicati dal PD e 20 dall'area popolare, rivendica il deputato Amore Misuraca, leader delle Alfaniani che sostengono Orlando. E dire che fino a pochi giorni fa una nuova alleanza con Angelino Alfano era vista come fumo negli occhi ai piani alti del Nazareno. Siamo al governo insieme perché nel 2013 non abbiamo vinto le elezioni e per andare avanti ci siamo alleati con forze a noi alternative. Ma è abbastanza evidente che un partito che si chiama Nuovo Centrodestra difficilmente si può alleare con un partito di sinistra. Questo lo diceva appena il 7 febbraio il presidente del partito Matteo Orfini, rispondendo dal palco del Lingotto a Torino a Giuliano Pisapia. Un listone unico con il PD Alfano? Per me, e non solo per me, sarebbe un incubo, aveva detto l'ex sindaco di Milano. Sono bastate poche settimane, infatti, per stimolare il repentino cambio di passo di Orfini e soci. Contro ordine, compagni, con Angelino non solo bisogna aliarsi, ma occorre addirittura fondersi. La scomparsa di quella ingombrante locuzione Nuovo Centrodestra e i sondaggi che danno Alternativa Popolare, pensate un po', addirittura al 3,4%, hanno evidentemente fatto il resto. Andiamo avanti da soli, saranno gli altri a cercarci, aveva detto Alfano, presentato il suo nuovo vecchio partitino. Una frase che sembrava quasi una battuta involontaria, ma che invece si è rivelata una lucidissima previsione degli scenari politici a breve termine. Quindi, amici, ormai si sono rotti gli indugi. Il partito del Nazareno prende sempre più coraggio nel rivelarsi e sceglie Palermo come rampa di lancio. Cari palermitani, siatene orgogliosi perché il Sud non è affatto abbandonato. Ora sapete di essere il primo pensiero di Angelino e Matteuccio. Siete cavie di un macabro esperimento di marketing politico, un misto letale tra pubblicità e feudalismo. Sta a voi scegliere se comprare il prodotto o ribaltare la piramide.